Fondazione Pescara Abruzzo. Al primo piano c'è la Maison des Arts. Questo signore è Zvi Hecker, è un architetto israeliano nato in Polonia, vive e lavora a Berlino. È uno dei più famosi nel mondo. La fondazione gli ha dedicato una mostra dei suoi progetti che potete visitare quando volete, gratis. Un progetto dei suoi si sta realizzando in Abruzzo ed è l'unico in Italia con la sua firma, per essere precisi a Manopello. Si chiama La Casa di Ella. Ed è questa storia che vogliamo raccontare con la curatrice della mostra, Paola Ardizzola, professore del Politecnico di Danzica. Questo progetto La Casa di Ella, che è il primo progetto che vedrà la realizzazione in Italia da parte dell'architetto Zvi Hecker, che ha lavorato moltissimo in Europa e in Israele, prende particolarmente in considerazione l'importanza del paesaggio abruzzese, delle sue colline e della forza che assumono il Gran Sasso e la Maiella, che sono visibili dal sito dove verrà realizzato questo progetto. In modo particolare l'interesse era proprio di creare una casa in una sorta di mura, di recinto che protegge le attività umane che si svolgeranno sia a livello sociale collettivo nell'individuazione di questa corte centrale e sia ovviamente negli spazi più privati relativi all'abitazione. La sua idea era proprio quella non di appunto mettere la casa come un elemento di forza nel paesaggio, ma piuttosto creare appunto questa struttura che dialoga anche con le curve di livello del territorio, come se questa casa appunto inglobando il paesaggio circostante fosse sempre stata in questo luogo. Questo lo possiamo vedere in particolare in questo modello di studio, dove abbiamo le curve di livello che un pochino fanno comprendere questa giacitura, e poi nella definizione definitiva di questi elementi che si aggregano proprio a determinare questa forma che abbraccia la corte centrale.